È successo davvero di tutto. Al Pala Raccagni la partita tra Vinavil, Cipir e Piombino non si è conclusa, non si è ripresa dopo il 26-40 dell'intervallo. Perché? Perché dopo la sua espulsione nel corso del secondo quarto, Zaire aveva dato un calcio alla borsa medica. Esplosa la bomboletta, si è riversato del ghiaccio secco sul parquet. Nell'intervallo giocatori di casa, giocatori ospiti e arbitri si sono resi conto che non si poteva più giocare perché non c'erano le condizioni di sicurezza per i 10 sul parquet in virtù proprio del parquet scivoloso. Situazione incredibile, anche perché la partita era cominciata con mezz'ora di ritardo per la rottura del sostegno del tabellone cambiato in circa mezz'ora dagli addetti della società di casa. Resta ovviamente amarezza per questo epilogo e resta la convinzione che probabilmente la follia di Zari sarà stata l'ultima a Domodossola. Il giocatore infatti ha preso la borsa e se n'è andato. Immaginiamo noi che la società da lunedì lo lascerà a casa. Una partita in cui Piombino era avanti nel punteggio in maniera abbastanza agevole di 14. Cosa prevede adesso il regolamento? Il regolamento prevederebbe che la partita ricominci con il secondo tempo sul punteggio in cui si era finito appunto all'intervallo sul 26-40. Verosimile che Piombino farà ricorso, dovrà poi essere il giudice sportivo a prendere la decisione finale.